fondamentale nei team è la comunicazione. Semplice, efficace, ma in un team il rispetto è fondamentale. Che cosa cerchiamo in GADA, in particolare parlando delle skills, quindi delle hard e soft skills? Le hard skills sono titoli professionali, sono quelle che sostanzialmente sono facilmente rilevabili da un curriculum vitae. Le persone devono essere autonome. La cosa più bella è quella di far sì che tutti sappiano tutto e soprattutto spiegare alle persone perché devono fare le cose. Le soft skills sono quelle invece più recondite, più nascoste, a cui GADA però dà particolare attenzione. Riguardano la qualità della persona e quelle che sono anche i comportamenti che la persona potrebbe sviluppare ed avere all'interno dell'azienda. Per noi sono altrettanto importanti, proprio perché l'attenzione verso le persone all'interno di GADA, diciamo, è molto forte. Il product specialist è quella figura professionale all'interno dell'azienda che è il primo riferimento tecnico un po' per tutti per quanto riguarda il dispositivo medico. La parte più bella è dover cercare di supportarli in tutte le scelte che fanno riguardo alla tecnologia che noi gli stiamo proponendo. E quindi proprio attraverso una collaborazione stretta con tutti i membri del team riusciamo a trovare delle altre vie, magari non classiche, per poter comunque offrire al paziente il supporto di cui ha bisogno. Un paziente che aveva bisogno di un intervento di chiusura di auricola, per alcuni motivi, nonostante soffriva di fibrillazione atriale permanente, non poteva più prendere terapia anticoagulante. Quindi è stato un momento particolarmente difficile, ma che comunque dà tante soddisfazioni, quindi aiuta a capire appunto quanto possano valere queste soluzioni terapeutiche che andiamo a proporre. Il personale commerciale, i product specialist, tutta l'area marketing che è presente sul territorio rappresenta, attraverso la loro dedizione al lavoro, la passione per il lavoro, la serietà, la correttezza, un biglietto da visita per le persone che ci osservano.